Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video degli LK04. Io sono Gabes e con me c'è anche l'ESC. Oggi vi illustreremo come fare una Weekend League, ovvero la competizione settimanale semi-competitiva che vi è su FIFA, appunto dal venerdì alla domenica, ogni tanto anche il lunedì quando i server fanno cagare, ed è molto molto sentita da noi giocatori di FIFA, soprattutto per i premi, che raramente ma di solito possono essere ottimi premi, ed è molto importante comunque fare un bel risultato in questa Weekend League, dato che dalle 26 vittorie in su si diventa addirittura giocatori professionisti. E oggi vi faremo una breve guida su come fare un'ottima Weekend League. Allora ragazzi, adesso vi illustrerò le tattiche che questa settimana mi hanno permesso di fare il primo fuori classe di stagione. Ovviamente fuori classe 3, però, perché non uso una squadra buonissima, però c'è ancora tempo per migliorarsi ora che stiamo in quarantena. Allora, le tattiche che uso le ho cercate molto su YouTube e mi sarebbe servito molto un video come questo, ed ho fatto un mix bene o male tra le tattiche dei vari pro come Fabio De Nuzzo e Principe. Allora, questa qua è bene o male la tattica di Principe, ho cambiato giusto qualcosa nelle istruzioni. Allora, stile difesa usiamo equilibrata, ampiezza e profondità 5-5. Lo stile attacco è possesso palla, ma questo è in base alla vostra scelta. Se volete usare un possesso palla, usate appunto possesso palla. Se volete invece lanciare palla e correre sugli esterni come Kent e Adama Traoré, usate una palla lunga o manovra veloce, questo vedete voi. Poi ampiezza 5, giocatori in area 4, angoli io ho messo 4, però gli angoli sono molto a scelta vostra, e punizioni 2, anche questo è molto a scelta vostra. Il modulo è il classico 4-4-2, uno dei migliori moduli che c'è su FIFA quest'anno, perché è ottimo sia per attaccare che per difendere. E per le istruzioni abbiamo messo... Scusa un attimo. Volevo dire che comunque la formazione che vedete è la mia e i giocatori non sono messi in posizione giusta. È solo per farvi vedere le tattiche. Le istruzioni sono: rimani centrale a una punta e fai salire la squadra. Questa qua possibilmente la punta con un pochino più di forza fisica, e se non avete una punta con 5 piedi deboli usate queste istruzioni su questa, e magari la punta anche con un passaggio un po' migliore. Invece sull'altra punta, quasi necessariamente con 5 di piede debole, molto più agile, che deve essere il finalizzatore, usiamo ampiezza bilanciata e inserisciti alle spalle. Ovviamente io uso il classicissimo Beyeder. E poi sugli esterni, che nel video non vedrete perché non è la mia squadra, poi sugli esterni usiamo un supporto in difesa base, e gioca largo e inserisciti alle spalle, e anche sull'altro esterno ovviamente. Poi ai due centrocampisti, in questo caso mettiamo una tattica un pochino più difensiva, questa qua è da usare all'inizio comunque, i primi minuti di gioco, perché soprattutto non fa stancare per niente i nostri giocatori queste tattiche. E usiamo un resta tiro in attacco, resta al limite per i cross, le intercettazioni ovviamente normali, resta in posizione e copertura al centro. Copertura al centro importantissimo per non fare buchi. E poi da terzini il classico resta tiro in attacco e sovrapponiti, che questo penso che userete tutti. Allora, questa tattica è veramente fantastica, soprattutto al 70esimo, se vi trovate sotto di un gol, a meno che non state giocando contro un pro da fuori classe 2 in su. Con questa tattica, se siete un minimo capaci, il gol fidatevi che lo fate, perché farà un pressing asfissiante, però ovviamente ve la consiglio negli ultimi minuti di gara, perché usarla per tutta la partita farà stancare molto i vostri giocatori. Allora, usiamo pressing costante, che come sapete fa stancare molto i vostri giocatori, però se fatto bene non lascia veramente spazio al vostro avversario. Ampiezza 5 e profondità 5, quindi una tattica, come vedete, offensivissima. Poi stile attacco, in questo caso usiamo palla lunga, perché io metto in conto che voi avete messo le vostre super sub, da lì Kent, Gervinho, Biabiani, se siete matti, i vari giocatori molto veloci che vengono messi al 70esimo. Poi ampiezza 5, giocatori in area 6, perché appunto cerchiamo di segnare ed è perfetto. E poi angoli ho messo 2 e punizioni 2, perché comunque bisogna andare avanti, ma non bisogna rischiare troppo per prendere il contropiede che ammazzerebbe la partita. E fidatevi che con questa tattica, se non avete proprio uno script contro assurdo, il gol lo dovreste fare. Il modulo è sempre il nostro caro 4-4-2, perché comunque
con il pressing costante penso che sia il modulo migliore, perché riduce di molto lo stancamento dei giocatori, dato che col 4-4-2 non devono fare grandissimi movimenti, a parte gli esterni che saranno stremati, ma penso che li tabberete. Ai due attaccanti in questo caso mettiamo ampiezza bilanciata e inserisciti alle spalle, quindi li facciamo offendere molto. E in questo caso io uso Muniain e Beyeder, quindi 2 con 5 piedi deboli, ottimi finalizzatori, se potete usate due giocatori tipo questi. Poi nei due esterni uso due giocatori assolutamente veloci, che appunto io Sabo, di base uso Dembélé e Saint-Maximin, e però poi Sabo, Gervinho e Kent. Appunto a questi due esterni metteremo gioca largo e inserisci dalle spalle, ed è importantissimo che siano veloci e con un'ottima stamina. Poi ai due centrocampisti in questo caso li facciamo offendere un po' di più, quindi è abbastanza importante avere un giocatore con 80 o superiore di tiro. In questo caso io ho Vidal o Blanc, però voi potete anche permettervi comunque un giocatore con non un ottimo tiro, tipo un Bagayoko, l'importante è che l'altro abbia un buon tiro e fate tirare l'altro ovviamente. E a questi due CC ci mettiamo attacco equilibrato, entrare per il cross e copertura al centro. Invece terzini ci mettiamo il classico resto di attacco e sovrapponiti, che è la migliore cosa per non lasciare troppi buchi e comunque avere un attacco semidecente dei terzini. A qui per la tattica difensiva, anche qui vi propongo una tattica veramente bomba. Questa è addirittura più difensiva della mia ultra difensiva, e questa usatela appunto, da qui è presa proprio da Fabio Denuzzo, usatela, lui infatti io lo stimo tantissimo perché è uno dei migliori pro a difendere, ed usatela quando dovete difendere un risultato oppure quando vedete che il gameplay non è buono e non dovete usare tanto lo switch. Infatti questa tattica punta molto più sulla difesa automatica ed è perfetta se avete giocatori con un'ottima difesa di base, come un Gattuso, e questa tattica rende tantissimo. E allora lo stile difesa è ripiego, ovviamente il più difensivo che c'è, l'ampiezza è un 5 e la profondità è 4. Poi lo stile attacco è possesso palla, anche questa è molto alla vostra scelta, anche se io mi trovo benissimo il possesso palla. Poi l'ampiezza è un 5-4, giocatori in area 4 ovviamente, e angoli 1, qui è abbastanza scontato per non lasciare contropiedi, perché si presuppone che questa tattica sia appunto per non prendere gol, e punizioni 2. E poi vedrete con questa tattica, oltre a, tranne in situazioni di script assurda, non prendere gol, avete anche un'ottima possibilità di farli, non lo so il perché è una tattica assolutamente difensiva, però vi si creeranno dei buchi, fidatevi. Questi buchi appunto verranno creati molto probabilmente da un ottimo modulo che useremo, che è il 4-2-3-1, forse il modulo più completo che c'è in questo gioco. Le istruzioni sono ampiezza bilanciata alla punta centrale e inserimenti offensivi attacco misto, e poi supporto in difesa, rientra in difesa. Comunque la punta alla fine, anche se gli mettiamo rientro in difesa, sarà all'altezza del comunque il dischetto di centrocampo quando difenderemo, quindi non vi preoccupate. Stessa cosa mettiamo anche al COC, rientra in difesa, poi inserimenti per i cross equilibrati, è molto importante mettere svaria, e questo vi permetterà comunque di avere un attacco decente, una tattica molto difensiva. Poi ai due esterni non mettiamo niente, e ai terzini il classico resta di un attacco e sovrapponiti, e poi ai due CC, qui molto importanti in questo caso, in questa tattica vi potete permettere anche CC più ignoranti con pochissimo di tiro, quindi possono entrare in gioco anche vari Makelele e Bakayoko eccetera, Sissoko, giocatori con non un ottimo tiro ma con una grande difesa automatica. E a questi CDC gli mettiamo difesa equilibrata, rientra in attacco e copertura al centro. E questa è veramente un'ottima tattica per difendere. Questa è una tattica che voi leggete con ultra difensivo, ma io qui faccio bene o male uno switch tra ultra difensivo e difensivo, e questa non è molto 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 difensiva, però è sempre incentrata sulla difesa ovviamente. Questa tattica la potete usare anche i primi minuti, quando comunque capite di stare a giocare contro un avversario molto valido, e questa tattica quando giocate contro un avversario che voi reputate leggermente più forte di voi potrebbe permettervi di fare il colpaccio, perché è veramente un'ottima tattica, sempre appunto incentrata sullo stare dietro. Allora, lo stile difesa è equilibrata, che è uno dei migliori comunque, ampiezza 5, profondità 4, stile attacco possesso palla, ampiezza 5, giocatori in area 6, e questo sarà molto buono comunque per fare degli ottimi contropiedi.
angoli io qui uso 3, perché comunque lascio un po' di buchi, ma mi fa segnare molto con il mio blank sul primo palo. E punizioni 3, ma qui lasciavo molto alla vostra scelta. Il modulo ripropongo sempre il classico 4-2-3-1, come ho detto, gran modulo. E le istruzioni sono: ampiezza bilanciata alla punta centrale, fai salire la squadra, e poi ci metto rimani in avanti, molto importante per la punta che uso in questo modulo, che è Muniain, che non ha un work rate proprio offensivo, quindi un rimani avanti è spettacolare. Comunque Muniain è straconsigliato per il prezzo che c'è, come il vario come il solito lasagna. Al COC ci mettiamo rimani avanti, inserimento per i cross equilibrati, e qui resta in posizione, quindi classico tranne rimani avanti. Ai due COC classici, ai due COC esterni ci mettiamo classico, però entra in aria per il cross a tutte e due. E questo, appunto, questa tattica è molto incentrata sui cross bassi e sui cross a mezza altezza, e mi farà fare grandi contropiedi. Poi ai due CDP vi mettiamo difesa equilibrata, attacco equilibrato e copertura al centro, quindi molto basica anche qui. E poi terzini, il classico resta dietro in attacco e sovrapponiti. Questa è un'ottima tattica, appunto, per i motivi che vi ho elencato prima. Quindi se volete provate queste tattiche e ditemi come vi ci trovate. Poi penso che almeno con una di queste tattiche farete un'ottima Weekend League. Adesso vi dirò un altro trucchetto che ho scoperto nel tempo, che magari molti di voi già sanno, ma che io fino a poco tempo fa non sapevo e mi ha salvato veramente la Weekend League. Io avevo questo problema, che trovavo spesso giocatori troppo forti in Weekend League, e infatti questo trucchetto è basato sul beccare giocatori un pochino meno forti come media. Allora, ho scoperto che intanto influisce tantissimo la divisione in cui ci troviamo in Division Rivals. Io per tanto tempo ho fatto Weekend League mentre ero in Division Rivals 4, addirittura ho preso in Division Rivals 3, e beccavo avversari molto molto forti. Dopo un po' di tempo ho iniziato a dubitare, e adesso ne ho la conferma che comunque la posizione in cui ci troviamo in Division Rivals influisce anche negli avversari che troviamo in Weekend League. Il perché sinceramente non lo so, non ha neanche senso questa cosa, però dopo tante Weekend League, ora che sono sceso in Division Rivals 8 per fare gli swap, becco avversari molto, molto più abbordabili. E soprattutto, cosa più importante, è importantissimo giocare in casa, come avrete visto da anche gli youtuber più importanti. Quindi, come saprete, per giocare in casa, quando caricate la partita, c'è il caricamento quando prendete options, e in quei 3 secondi, quando voi entrerete nella partita, se nel momento in cui voi entrate nella partita vi fa subito scegliere di andare avanti, roba di 1 o 2 secondi, voi giocherete in casa. Se invece nel momento in cui entrate nella partita c'è una schermata di caricamento che dura 4, 5, 6 secondi, comunque ve ne accorgerete molto facilmente, probabilmente giocherete fuori casa. E questo in che modo vi aiuta? Vi aiuta perché la maggior parte dei pro, giocatori forti comunque, vogliono giocare in casa, quindi giocando in casa voi, a vostra volta, avrete una grande possibilità di beccare giocatori comunque di livello inferiore. E questa è veramente un'ottima strategia. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, anzi raggiungiamo un tot di visualizzazioni, dato che mi piace in questo momento YouTube non li fa più lasciare, sto scherzando ovviamente. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Qui da Lesk, che oggi non ha fatto niente, è tutto. E anche da Games. E farei anche dei grandissimi complimenti, è tutto. Grazie, bella grazie. Ragazzi.